Amici di Biancorossi, buonasera a tutti da Giorgio Ferrario, come state? Spero tutto bene, siete già tantissimi. Vi ringrazio e benvenuti alla sesta puntata di Wiba Mystery Room. Anche questa sera ospiti a sorpresa, lo sapete, non li annunciamo mai prima, li chiamiamo sul momento e puntata speciale. Non so se avete letto oggi sui nostri canali social che presenteremo non una ma ben due giocatrici della nuova squadra, due nuove farfalle, quindi. Allora, ciao Luca, sempre presente, ti ringrazio. Ciao anche a tutti gli altri. Quindi state qua e invitate anche tutti i vostri amici perché sarà una puntata veramente imperdibile. Allora, io non voglio perdere tempo e provo, ciao Andrea, a invitare già qualcuno. Come sempre, tante persone collegate. Vediamo se mi risponde qualcuno. Ciao Giovanni. Ciao. Sofia Monza! Ciao! Ciao. Come stai? Tutto bene? Bene, grazie. Tu? Oh, Bene. bene, bene. Sono contento di averti qua perché l'anno scorso tra scuola e nazionale non siamo riusciti a vedersi. Infatti, anche io sono contenta. È vero, è vero. Quindi tranquillo. Senti, dove sei? Sei a casa? Ti disturbo? Sì, sono a casa adesso. Stiamo in questi giorni, stiamo facendo, cioè in questi mesi, stiamo facendo collegiali con la nazionale dal 20 aprile che siamo impegnate, però in questi 2 o 3 giorni siamo a casa e sabato torno a Chiavenna e faremo un altro collegiale. Quindi sì, siamo un po' impegnate in questo periodo. Ecco, volevo proprio chiederti della nazionale. Tu poi andrai a fare i giochi del Mediterraneo, lo sai già o... Non lo sappiamo ancora perché allora. Adesso faremo un altro collegiale a Chiavenna e poi scopriremo insomma chi andrà ai Giochi del Mediterraneo perché sarà una squadra formata da alcune delle più grandi e alcune di noi della Nazionale Under 21 nel 2002 e poi invece faremo il campionato europeo in Puglia. Ok, beh, sei già però stata nella nazionale maggiore per delle amichevoli a maggio, insomma, è la prima volta per te nella nazionale di Mazzanti. Che sensazione hai avuto? È stato molto emozionante. Infatti, quest'anno siamo nel 2002, diciamo che siamo state aggregate per questo periodo alla nazionale maggiore perché magari alcune ancora mancavano, altre ragazze dovevano recuperare e quindi ci hanno dato anche questa opportunità di, cioè, sono state convocate alle amichevoli, ad alcune amichevoli ed è stato emozionante, cioè proprio anche confrontarsi, allenarsi con le giocatrici migliori d'Italia è stata davvero una bella esperienza. Sì. È anche meritata, aggiungo, perché quest'anno è stata la tua prima stagione in A1, una stagione comunque soddisfacente. Fai un primo bilancio della stagione qua a Busto Arsizio. È stata una stagione positiva, super positiva, sia a livello personale che di squadra. Per quanto riguarda me stessa, vabbè, io ho sempre giocato alla Wiba, ho fatto praticamente dalla prima media che sono alla Wiba, però è stata la mia prima volta in A1, quindi per me è stato tutto nuovo, sia ho fatto il mio primo esordio in A1, tra l'altro mi sono trovata Scusa un a fare... attimo che mi stanno spegnendo le luci. Puoi accendere? Grazie. Se no mi lasciano al buio. Ok, vai, continua. Ho fatto il mio esordio in A1, ho fatto l'esordio sia nel campionato che nella Coppa Europea, quindi tutte nuove esperienze. Poi mi sono trovata ad allenarmi con giocatrici che hanno fatto Olimpiadi, campionati mondiali, hanno tantissime esperienze, quindi sicuramente è stato un anno positivo. Anche a livello di squadra, secondo me, siamo anche riusciti a dare fastidio alle big, alle squadre big. Quindi secondo me è stato un bellissimo anno. Poi abbiamo anche dimostrato di essere un bellissimo gruppo, soprattutto alla fine che siamo state un po' sfortunate. Direi. E ci siamo trovati in una situazione difficile, però abbiamo dimostrato che cioè, la Luce è stata bravissima a entrare nel ruolo di palleggiatrice, quindi sono davvero contenta di tutto l'anno. Senti, stai seguendo il mercato della nuova Wiba? Cosa te ne pare? Sto seguendo il mercato e sono molto felice della nuova squadra e sicuramente ci sono tante giocatrici nuove, quindi magari sarà un po' più difficile trovare subito i meccanismi di squadra, però con gli allenamenti tutto verrà spontaneo e secondo me saremo una bella squadra. Come ogni anno la WIBA, secondo me Enzo fa delle squadre che molto competitive, secondo me potremo toglierci qualche bella soddisfazione.
Tra l'altro, tra qualche minuto, voglio che sarai presente anche tu, ti presenterò una tua nuova compagna, però aspettiamo a dire Va bene. qualsiasi cosa. Quindi, insomma, sei un po' impegnata con la nazionale, ma riesci a fare un po' di vacanza anche quest'estate o no? Sì, allora adesso per ora no, perché abbiamo qualche giorno libero e per ora nei giorni liberi torno a casa, mentre finiti gli europei, che avrò tutto agosto libero fino all'inizio della preparazione con la WIBA, andrò in Grecia con le mie amiche del liceo nel periodo di Ferragosto Bello. e sì, quindi sarà quella la mia vacanza. Sei già dove, in Grecia? A Zante. Ah, beh, caspita. Sì. Bello, bello, bello. Bello, dai. Allora, visto che l'anno scorso non abbiamo potuto farlo, lo facciamo quest'anno, la rubrica delle 204 domande. Non so se ne hai sentito parlare. Non te le farò tutte, però sono 204, quindi vanno da 1 a 204. Più stai Ok. bassa col numero, e più la domanda sarà semplice. Se mi dici un numero alto, la domanda magari è più interessante ma più complicata. Quindi sta a te dirmi tre numeri. Cominciamo dal primo, vai. Dai, iniziamo con calma, andiamo sul 22. 22. Qual è il giorno migliore di tutto il calendario? Sono domande un po' strane. Il giorno migliore. Sì. Facciamo della settimana, dai. Migliore della settimana e migliore dell'anno. Ma secondo me il giorno migliore della settimana è la domenica, perché c'è la partita e quindi diciamo che per una sportiva il giorno della partita è il giorno cruciale della settimana e poi solitamente dopo la partita ci piace magari uscire tra noi con le altre ragazze, quindi è un bel giorno. Bella risposta, dai. Ti abbono quella dell'anno che è un po' più complicata, però se vuoi rispondere puoi. Il giorno dell'anno Il proprio. Il mio compleanno. tuo compleanno. Ok. Vai, spara un altro numero. 71. Cosa ti, vedi che già più complicata, eh? Cosa ti aspetti di più nei prossimi 10 anni? Nei prossimi 10 anni, spero di innanzitutto togliermi belle soddisfazioni sportive, quindi spero di continuare a giocare a pallavolo e allo Con la stesso WIBA. tempo con la WIBA, certamente, e anche di laurearmi. Esatto, perché ti sei iscritta all'università. Sì, quest'anno è stato un po', diciamo che mi sono iscritta, ma non ho fatto granché perché diciamo che voglio cambiare indirizzo, però da settembre mi rimetto sotto perché quest'anno ho fatto lingue, Ok. questo cambio vorrò fare comunicazione, quindi per Ok. un po' sì. Bene, bene. C'è anche la tua amica Rossella Olivotto che era qua pochi minuti fa, che Ciao sta facendo una tesi e tra l'altro la sto un pochino aiutando, quindi mi fa piacere, magari avrò modo di parlarne anche con te, se avrai bisogno, ovviamente. Vai, spara un altro numero. Dai, andiamo un po' più semplice ora. 5. Quali serie TV ti piacciono? Facilissimo, dai. Sì, dai. Allora, in questo momento sto guardando Manifest, che è carina, mentre quelle che mi sono piaciute più in assoluto sono Squid Game, che Anch'io l'ho vista. è angoscia, però è molto bella, l'ho guardata in 2 giorni Ma praticamente. l'hai vista in lingua originale o era già doppiata? No, era. No, aspetta, sai che non mi ricordo. No, forse in lingua originale, Ah, perché perché. non c'era in italiano, sì. Io l'ho Sì. vista subito in lingua originale, è stato Ah, impegnativo, però bella, bella. sì. E poi un'altra serie bella. Vabbè, La casa di carta, un po' scontato. Oppure. Ah, e Friends sto guardando adesso, che devo ringraziare la mia amica Iole Stevanovic, che mi ha detto, ma come non l'hai mai vista? Inizia a guardarla, quindi adesso durante i collegiali me la guardo, che abbiamo tempo libero, insomma. Quindi Mi io sa guardo che ci sono un bel po' di puntate lì, mi sa, e di serie e di stagioni. alla quinta stagione, È ce ne sono lunga. due, sbaglio, sì. Quindi io guardo serie o leggo, insomma. Ok. Cosa leggi di bello? Allora, adesso appena Ultimo libro.
L'ultimo libro che ho letto è Nel modo in cui cade la neve, che credo sia una nuova uscita, un libro un po', diciamo, romantico, giovanile, eccetera. Mentre adesso ho iniziato a leggere un thriller. Provo a cambiare un po' genere. Ma leggi su carta o con il tablet? No, su carta, su Su carta. carta è tutta un'altra cosa, eh? È vero. Va bene, senti, se non avessi fatto la pallavolista, cosa avresti fatto? Sicuramente avrei fatto equitazione, Oh, bello. perché da piccolina, quando ero alle elementari, ho iniziato a fare equitazione, mi piaceva tantissimo. Poi c'è stato un periodo in cui ho fatto sia equitazione sia pallavolo, e poi anche per una questione economica, tra virgolette, i miei genitori mi hanno detto di scegliere uno dei due, anche per una questione. Costava meno la pala del cavallo. Infatti, quando ho detto pallavolo, loro erano felicissimi per questa cosa. Però sì, equitazione è molto bello, cioè mi piaceva tanto. Bene, bene, bene. Senti, allora, siamo verso la fine dell'intervista e come sempre c'è l'oggetto misterioso, che è nuovo perché l'ultimo è stato indovinato. Però questo non è impossibile in realtà, eh. Oddio. Cos'è? Ti do un aiuto. Può... Vai. No, aiuto, aiuto. Può essere robot, ma può essere anche Aspetta, vado macchina. Così a chiedere aiuto ai miei cuginetti. è macchina. L'hanno Chevrolet. Non vale leggere, eh? Se qualcuno... scritto? No, non lo so, ma non leggere. Tipo i Transformer? No. Esatto, però lui è un Transformer in particolare. Allora, niente. Allora, aspetta. Non leggere, perché vedo che stai sbirciando. Lo chiediamo poi alla prossima ospite, che è una tua nuova compagna di squadra. Allora, ci tengo in particolar modo che tu stia qui, perché voglio che sia tu a dare il benvenuto, va bene? Va bene. Facciamo la prova di essere in tre nello schermo, poi esploderà tutto, non lo so, proviamo però. Dovrebbe essere una nuova farfalla della Guiba. Eccola! Non Ciao, Lovet! del Transformer, te lo dico già. Lo sai? Non lo sai. Va bene, niente. Allora lo chiederemo alla terza ospite. Senti, allora io mi metto un attimo da parte, ti lascio parlare un attimo con la tua compagna. Allora, diamo il benvenuto alla nuova farfalla, la mitica Love Tomorrui. E vai. Benvenuta, Lovet. Grazie. Senti, io ci tenevo che ci fosse Sofia perché so che siete anche delle grandi amiche, è vero? Sì, siamo molto amiche. Ecco, dai, raccontatemi la vostra ultima uscita, dai, cosa avete fatto di bello? Ci siamo viste 2 giorni fa al collegiale. Cioè, se ci vediamo in palestra, diciamo, che quest'anno eravamo abbastanza lontane. Ok, perfetto. Dai, allora niente, voglio salutare adesso, lasciamo libera Sofia e conosciamo un po' meglio la nuova farfalla Lovet. Quindi, Sofi, grazie mille della partecipazione, sei stata super. Grazie. Ciao Sofì. Buona estate. Ciao. 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 Andiamo. Ok, ora siamo io e te, Lovet, benvenuto ancora. Ti chiedo subito le prime emozioni da farfalla. Non ho sentito bene la domanda. Ti chiedo subito le prime emozioni da farfalla della Ok, Guiba. io non vedo veramente l'ora di iniziare con la Wiba e sono veramente emozionata. So che adesso lì conosco Sofia, non vedo l'ora di conoscere le mie nuove compagne, lo staff, i tifosi e niente, sono veramente contenta.
Bene, noi ti aspettiamo veramente a braccia aperte. Arrivi da stagioni trionfali a Conegliano. Com'è stato far parte di un gruppo così vincente? È che ti sento un po' a scatti. Ogni tanto capita. Com'è stato far parte di un gruppo così vincente come quello di Conegliano? Giocare a Conegliano è stata un'emozione forte, unica. Ho fatto 2 anni, lì ho conosciuto giocatrici importanti che comunque hanno fatto competizioni e comunque fanno parte della storia che mi hanno insegnato veramente tanto a livello pallavolistico. L'anno scorso, diciamo che ho avuto l'opportunità di giocare meno rispetto a quest'anno, ma ho concluso, diciamo, il percorso di 2 anni e sono molto contenta di come è andata. Senti, sei entrata sempre bene quando sei stata chiamata in causa da Coach Santarelli, al punto da esserti guadagnata le convocazioni in nazionale. Stai lavorando col gruppo azzurro, come sta andando il lavoro? Sì, cioè, è una grande soddisfazione comunque essere qui in nazionale. E, lì a Limoco comunque sapevo che non ero il giocatore che avrebbe giocato tutte le partite, ma per me era importante essere pronta tutte le volte che Dani me lo richiedesse. Quindi sono anche contenta di aver fatto bene quando sono entrata. E con la nazionale come sta andando il lavoro? Con la nazionale bene, diciamo che io in questo periodo qui ero ancora un po' a riposo e inizierò un po' più, cioè inizierò il prossimo collegiale. E, eravamo un gruppo molto giovane perché molte sono partite per la VNL, il gruppo dei Giochi del Mediterraneo eravamo praticamente noi dell'Under 21 più 2 o 3, magari se ne aggiungeranno altre la settimana prossima. Ok, senti, con la nazionale hai fatto un percorso anche con le giovanili, vincendo tantissimo. Se dovessi scegliere il successo più bello con le nazionali giovanili, qual è stato? Allora, ho fatto veramente tante competizioni, però penso che la più bella sia stata quella dell'anno scorso al Mondiale, perché è stato il nostro primo Mondiale insieme dopo tanto tempo, comunque quello del Covid dove non giocavamo insieme. Poi il nostro gruppo diciamo che è stato lo stesso quasi da tanto tempo, quindi concludere questo percorso con loro è stato molto bello con la medaglia d'oro, diciamo. Ho visto che qualcuno scriveva se hai un numero preferito di maglietta, immagino. Il numero preferito è 9 perché l'ho sempre avuto, però non ha un significato in particolare, cioè ce l'ho sempre avuto da quando sono più piccola, quindi lo tengo a cuore, diciamo. Adesso io ho un vuoto di memoria, non ricordo se il 9 è occupato o no, però magari qualcuno sulla chat più attento di me lo può scrivere, così vediamo subito se c'è un 9 libero per te. In attesa della risposta, tu sarai la quinta giocatrice nata dopo il 2000 della squadra nuova, no? Vuol dire una politica molto giovane della società. Ti piace questa cosa? Sì, diciamo che sono quasi sempre la più piccola in tutte le squadre, cioè, quindi non è per me una sorpresa, comunque mi piace questa cosa e sono contenta che la squadra sia un mix di ragazze giovani e di ragazze con tanta esperienza. Ok, senti, ci sarà anche Carly Lloyd, non so se nel 2012 seguivi già la pallavolo, immagino di sì, e hai avuto modo di vederla giocare qua a Busto Arsizio. Che te ne pare? Sì, cioè, l'ho vista giocare e mi piace molto come palleggiatrice. Poi lei è una di quelle giocatrici che ha veramente tanta esperienza, che ha vinto, ha fatto Olimpiadi e quindi veramente non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione anche con lei. Ottimo, ottimo. Dicono che il 9 è libero comunque, eh? Quindi Ok. hai buone possibilità. Senti, avrai modo di giocare di più quest'anno a livello personale? Quali obiettivi
ti poni? Sì, spero comunque di giocare di più quest'anno e vabbè, a livello personale spero di diventare un giocatore più stabile, comunque migliorare in tutti i fondamentali e di crescere e crescere ancora. Ho visto tra l'altro dalle statistiche che a muro hai fatto benissimo, o sbaglio, o ho visto male? Mi senti, Lovett? A muro, cioè nel senso, non l'ho mai messo come fondamentale che mi viene così. Cosa? No, vai, 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 vai. Non ti sentivo per Non un l'ho mai attimo. ritenuto un fondamentale che mi venisse così bene, però boh, ogni tanto. Dalle statistiche del sito di Lega mi sembra che ne hai fatti 18, che è un buonissimo numero, però non vorrei aver visto male. No, cioè sinceramente non lo so, però comunque sono contenta, cioè non me l'aspettavo, non ci ho fatto Ok. neanche caso, sinceramente. Qualcun altro mi fa giustamente notare che il 9 è stato ritirato perché era di Giulia Leonardi, è vero, quindi mi sa che il 9 non c'è. Eh sì. Sceglierai un altro numero, dai. Non so se il problema è mio o suo, datemi un feedback voi della chat. Ecco, è uscito un attimo, vediamo se la rinvito. Ditemi se mi vedete, per favore, così capisco se il problema è mio. Adesso la rinvitiamo, vediamo se va meglio. Ok. Grazie, grazie ragazzi. Vediamo se riusciamo a parlare ancora un attimo con Lovett. Siete contenti comunque? Wow, bellissimo acquisto, io sono stracontento. Provo a rinvitarla. Succede? Non riesco più a rinvitarla e mi spiace perché avevo un'altra, altre due domande da farle. Ci riprovo ancora. Soliti problemi di Instagram. No, niente, non riesco a rinvitare Lovett, magari ci riprovo più tardi. Allora, a questo punto provo allora a invitare una nuova farfalla ulteriore. Vediamo se almeno lei ci riesce a collegarsi.
Vediamo. Lena Stigroth, ciao. Mi senti? Ti vedo e ti sì, sento. Anch'io. Tu? Sono Dove sei? In Brasile, con la nazionale. Siamo a Saquarema. In Brasile? Vicino a Rio de Janeiro, circa 90-100 chilometri. Siamo qui per allenarci per la prima settimana di VNL. È stato in America. La seconda settimana che sarà a Brasilia. Sì, quindi siamo qua, è bellissima. Sì. Wow, wow, facci vedere. Sì. Bellissimo, bello. Sì. Senti, allora sei una nuova farfalla di Butan Six, sei contenta? E sono davvero grata di avere l'opportunità di indossare la maglia della UIBA. È una società con una grande storia. Mi è piaciuto tantissimo come la squadra ha giocato l'anno scorso. Come dire, il stile di gioco. Ben organizzato, veloce. Sì. E poi ho sentito solo delle belle cose su tutte le persone che lavorano a Busto. Direi la passaparola funziona. Quindi sì, sono felice e non vedo l'ora di conoscere tutti giocatrice, sì, allenatore, staff tecnico e anche tifosi, ovviamente. E quando hai giocato contro di noi, grazie, hai fatto due belle partite. Sì, è vero. Senti, con la nazionale come sta andando? Com'è andato il primo weekend di partita, allora, con la nazionale? Sono sempre un onore fare parte della nazionale e anche giocare contro le più belle squadre del mondo. Adesso mi sta divertendo tantissimo perché quest'estate è davvero interessante. Abbiamo un nuovo allenatore, Vital Heinen. Lui è stato un allenatore degli uomini, quindi tantissimo nuovo input, nuovi elementi. Mi piace di imparare. Per esempio, fare il palleggio in ricezione un po' di più invece di bagger, o i nostri centrali fanno la difesa in posto 6 invece di posto 5. Quindi ci vuole una mente aperta, ma mi sta divertendo tantissimo. E poi giochiamo senza vera opposta, con tre schiacciatrici. Sì, è una sfida, mi piace, è andata abbastanza bene, però probabilmente avremmo potuto vincere una partita di più, forse anche due, però abbiamo dimostrato che possiamo essere pericolose per chiunque. Quindi adesso stiamo lavorando duro per migliorare in tutti i nostri fondamentali e fare nuovi passi avanti nella nostra crescita. Senti, sei solo da un anno in Italia, ma parli benissimo italiano. Però fatto. Voglio fare un complimento a tutti voi italiani. Siete gentile, così gentile, quando una straniera o uno straniero cerca di parlare italiano. Così la paura di fare una brutta figura va via almeno un po'. Quindi grazie per questo. Sì. Sì, da sola. Ma stai studiando anche? Però stavo vivendo in Italia per 7 mesi, quindi stavo ascoltando tutti i giorni e tutto il giorno. Così ho imparato tantissimo. Poi sì, ci vuole tenacia e tanta tanta pratica e anche un po' autoironia, perché faccio gli errori tantissima e sì, è parte di questo processo, quindi ci sta.
Ma va benissimo, parli già meglio di tanti italiani. Magari. Davvero. Sì, sì. Sportivamente com'è andata la tua prima stagione allora, con la maglia di Roma? Giocare in Italia in A1 era il mio sogno nel cassetto. Sono davvero grata perché grazie a Roma ho realizzato questo sogno. Ho cercato di ripagare la loro fiducia e penso che sono riuscita, però mi dispiace tantissimo che non è andata come previsto e come speravamo. Devo dire, non realizzare la salvezza per solo un punto è stato davvero duro, sì. Quindi il mio cuore è un po' spezzato, sì, ma mi sono trovata benissimo a Roma. Nonostante qualche difficoltà ho imparato tantissimo come giocatrice e come persona. Ho incontrato persone speciali. Sì, anche la città Roma porterò per sempre nel cuore. Caspita, la più bella d'Italia probabilmente. Sì. Hai visitato altre città? Ho già visitato Venezia con la mia compagna Madison Buck in gennaio. Siamo state fortunate perché è stato un giorno soleggiato, solo pochi turisti, quindi stupenda. E poi ho anche visitato Firenze per due volte, sono stata là e sì, incantevole, davvero. Adesso visiterai Busto Arsizio e la valuterai come migliore città d'Italia. Sì, non stata mai a Milano, quindi fatemi sapere cosa si deve vedere. Va bene, perfetto. Appena arrivi ti facciamo un programmino. Ok. Senti, che differenza hai trovato tra il campionato tedesco e il campionato italiano? Prima di tutto la palla. Sì, era la mia prima volta a giocare con Molten. Ah. Mi ricordo la mia prima settimana è stata un incubo, però mi ero abituata. Adesso tornare a mia casa non è stata così difficile come del previsto, quindi penso che questa volta sia più facile giocare con Molten, ma la differenza più importante è il livello. Il pallavolo è ad un livello altissimo, tutte le squadre sono forti, anche le squadre al fondo sono abili di vincere o combattere contro le top 4-6. Quindi sì, la classifica questa stagione è stata pazzesco, è stata una bella lotta fino alla fine, sia per la salvezza ma anche per lo scudetto. E questo è davvero forse stimolante, è la parola giusta per descrivere. In Germania invece ci sono sempre le quattro squadre fortissime e poi il livello è un po' più basso, però devo dire il livello cresce anche di là. Però sì, il livello è la grossa differenza. Senti, stai seguendo il mercato della nuova UIBA? Come ti sembra, certo, la squadra che sta nascendo? Secondo me mi piace tantissimo la combinazione tra i giocatrici esperti, ma comunque giovane, e i giocatrici più giovani. Sì, adesso è anche una squadra che può giocare il stile dell'allenatore Marco Musso, e adesso sì, dobbiamo Marco Musso. Iniziare insieme a lavorare. Sono contenta convinta che possiamo fare un buon campionato insieme. Senti, tornando un po' alle cose simpatiche, il tuo cibo questa preferito qual è? Questa domanda mi fa ridere, perché tutti gli italiani parlano di cibo, e questo stereotipo è vero. Allora,
Sono vegetariana e stavo vivendo a Roma, quindi prendo i tonnarelli cacio e pepe, e i cacciorfi alla romana. E devo dire che fare la scarpetta... Un attimo. Thank you. Scusa. Fare la scarpetta con un buon olio o sugo è buonissima, è anche una abitudine simpatica. Mi piace un sacco. Sì, ma non ha in Germania non si fa la scarpetta. È una descrizione. Si fa, ma non così come in Italia, direi. Se invece dovessi consigliarmi un cibo tedesco. Buona domanda. Fammi sapere. Dipende dalla regione. Oh. Non lo so. Devo pensare un po' e poi ti racconto. Va bene, ci penserà. Quando arriva Augusto. Va bene. Senti, non so se hai seguito le altre puntate. Mm-hmm. Abbiamo sempre un oggetto misterioso. E questa volta è questo. È una macchina? No. Ok, è una macchina? È una macchina. Ma che diventa anche un robot. Allora, sì, è un film, no? Sì. Non lo so, no, non so la nome di questo film. Ok, è un Transformer, lo dico anche per gli altri, però ha un nome particolare. Transformer sono tutti, okay. C'è quello giallo, quello blu, quello rosso, ma quello giallo non ne ho idea. Ha un nome particolare che chiederò ai prossimi ospiti. Allora, okay. Lena, fai un bel saluto nella tua lingua, in tedesco, a tutti Hallo i tifosi della fans. UBA. Ich freue mich unglaublich, für und vor euch bald zu spielen. Ok, traduci. Un grande saluto a tutti i tifosi. Sono felice di incontrare tutti e giocare per in fronte di tutti. Davanti a tutti. Ok. Va bene, io non ti voglio rubare altro tempo, ti ringrazio, grazie. Sei stata super gentile e anche la connessione è andata benissimo, grazie. Brava. È stato un piacere essere con te. Ti aspettiamo ci qua. Ci vediamo presto. Ciao. Ti aspettiamo davvero a braccia aperte. Grazie. Ciao e in bocca al lupo per la nazionale. Ciao. Ciao Lena. Oh, bellissimo. Allora... Abbiamo avuto una super puntata anche stasera. Io voglio provare a vedere se è ancora collegata Lovet, perché se riusciamo a scambiare altre due parole, io sarei contento. Vediamo se adesso... Perché prima mi usciva, non può partecipare. Eccoti! Eccomi. Sì. Ho provato a cambiare posizione, quindi magari dovrebbe... cioè, può andare meglio. Guarda, mi spiaceva troppo averti abbandonata così e ci tengo a scambiare altre due chiacchiere con te, insomma. Allora, hai visto Lena? L'avevi sì, sì. considerata come buona giocatrice quest'anno, quando l'hai vista? Sì, diciamo che vabbè, a Roma è stata un punto di riferimento importante. Comunque mi piace molto come giocatrice. Esatto. Senti, qua Augusto avrai modo di rincontrare sia Sofia Monz, anche qualcun'altra delle giocatrici del roster, conosci? Sì, ne conosco altre. Comunque, vabbè, conosco anche Alice, che ci ha giocato contro moltissime volte. E vabbè, in nazionale ancora non ci siamo incontrate, però magari prima o poi ci rincontreremo. Esatto. Vorrei chiederti, così insomma ti presenti un po' anche ai tifosi, come sei anche fuori dal campo, quali sono i tuoi hobby, cosa ti piace, come sei come ragazza?
Allora, io sono una ragazza molto tranquilla, mi piace stare in compagnia di amici, amiche, mi piace andare fuori a cena e comunque sono una ragazza molto scherzosa, diciamo. Ma meglio una serata tra amiche a cena o in discoteca? No, a cena, tra amiche. Una serata bella, tranquilla. Ah, ok, ok, benissimo. Senti, allora, voglio fare anche a te almeno una delle 204 domande, no? Così, sempre per conoscerti okay. Un po' meglio. Devi dire un numero da 1 a 204, più alto è, più difficile potenzialmente la domanda. Vai. Io inizierei col 9, che diciamo col era 9. Il mio facile. Numero. Qual è la tua auto preferita? Parlare di macchine. Quest'anno ho preso la patente, quindi dovrei anche iniziare a conoscere un po' più di macchine. Però mi piace un sacco la Range Rover, perché mi piacciono le macchine grandi. Bella, bellissima. Ma hai una macchina attualmente? No. No, no, non ce l'ho ancora. Allora, come prima macchina la Range Rover è un lo so, inizio. Ma a parte che non posso. Ah, però, è vero. Mi piace. Tra 3 anni, giusto? Potrai. Sì. Sì. Va bene, va bene. Senti, vai, spara un altro numero. 90. Wow. Quanta rischi, eh? No, è facilissimo. Quale gruppo o cantante è in cima alla tua personale classifica? Allora, io ho un genere musicale molto... non so... cioè mi piace ascoltare musica africana, comunque delle mie origini, inglese, spagnole, cioè mi piacciono un sacco di cantanti, però sono cantanti singoli, cioè non ho gruppi musicali che mi piacciono. No, ma anche un cantante, di il nome di un cantante singolo anche, va benissimo. Vabbè, italiano, facciamo così un po', conoscono tutti, la mia preferita è Alessandra Amoroso. Ah, classicissima. Pensavo qualcosa di un po' più hip hop, no? No, cioè, mi piace molto. Ok. Mentre internazionale? Internazionale, uno che ascolto sempre, un po' africano, che si chiama Davido. Ce lo segniamo. Anche perché poi quest'anno faremo, come l'anno scorso, la playlist, quindi mi farai la lista delle tue 10 che pubblicheremo su Spotify, quindi avremo modo di conoscere approfonditamente il tuo gusto musicale. Allora, visto che si parla di musica, voglio chiudere questo tuo intervento con il quiz musicale. La indovino con una. No. Che non indovinerò mai. Ma non lo so, dai, perché secondo me era una canzone nuova, perché ha qualche mese... insomma, dai, l'hanno cantata tutti, quindi secondo me l'hai già sentita. Però, faccio Però partire? Io non so i titoli delle canzoni, quindi magari non ci arrivo. Ma questa viene proprio, lo dici, la serie. Ok. Il record è di Celeste Poma, che ha indovinato una canzone di Baglioni in un secondo. Mm-hmm. Vado. Canzone moderna, eh. Mi piace la musica adesso. È questa? Sì, ma il titolo? Dove si balla? Oh, fantastico. La lascio sotto, dai. Che ci fa da sottofondo. D'Argen d'Amico, dove si balla? Bravissima, hai visto, dai. Facilissimo. Questa l'ho sentita un po' tutti i giorni quest'anno, quindi era difficile non indovinarla. Esatto, dai, la spengo perché... ok, perfetto. Dai, comunque Alessandra Amoroso è stata una risposta che mi ha un po' stupito. Pensavo che non ti piacesse il genere così classico. Perché diciamo che quando ero piccolina guardavo Amici e ho seguito quell'anno lì e quindi mi è rimasta un po' impressa. Ok, bene. Dai, allora concludo, visto che andiamo verso l'ora di cena, io devo ancora mangiare ovviamente. Dimmi tu cosa mangi stasera. Non lo so ancora, non so cosa mangio stasera. Se potessi scegliere la cosa più buona?
Se potessi scegliere, mangerei un piatto tipico che mia mamma mi cucina qua, dato che vengo poche volte a casa. E come è fatto questo piatto? Vabbè, qui si usa, si mangiano molto piatti con spezie, quindi tipo semolino col sugo, così. Wow, buonissimo, guarda, mi stai facendo venire la colina in bocca. Va bene. Senti, allora ti ringrazio, come vedi il nostro spirito è sempre un po' giocoso, più che siamo seri, ma insomma mixiamo un po' le due cose. Spero che tu l'abbia apprezzato, ti ringrazio per la tua partecipazione. Grazie a te. E ovviamente ti faccio in bocca al lupo per tutto per quest'estate e ti aspettiamo qua a Busto, poi a fine agosto, settembre. E non vedo l'ora di arrivare lì a Busto. Grazie Lovet, ti aspettiamo davvero a braccia aperte. Ciao. Un saluto, ciao, a presto. Ciao, 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 ciao e grazie. Benissimo, dai, ci tenevo a chiudere bene anche con Lovet, che era rimasta un po' frizzata. Quindi abbiamo avuto tre ospiti belli anche questa sera. Sofia Monza, una splendida riconferma per l'anno prossimo per la squadra di Marco Musso, e due nuove farfalle, Lovet Omorui e Lena Stigrot, che addirittura si è collegata dal Brasile, quindi collegamento internazionale che è andato a buon fine. Io credo che si sia sentito tutto perfettamente, quindi la trasmissione sia andata bene. Adesso vedo Lovet di questa seconda serie, che sarà giovedì 16 giugno alle 13:20, quindi ritorniamo nella collocazione naturale del programma dopo pranzo, insomma. Da Giorgio Ferrari una buona serata e a presto. Ciao a tutti.